Prego cortesemente di prendere posto, grazie. Consiglieri, prego, prendere posto. Se gentilmente ci accomodiamo, grazie. Iniziamo il Consiglio Comunale. Mario, iniziamo l'appello per favore. Mario, iniziamo l'appello. Ricorderò. Segretario, prego proceda all'appello per cortesia. Bene. Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello. Chitto Monica, assente. Presente.
di Cristo presente, di Pietro presente, Franciosi arriverà più tardi, per ora assente, Leo Umberto assente, Pagani assente, Pastorino presente, Perego presente, Piano assente giustificato, Aiosa presente, Attanasio assente giustificato, Bonomelli presente, Cozza Marco assente giustificato, Di Stefano presente, Ercoli assente giustificata, Fiorino presente, Ghezzi presente, Lanzoni presente, Molteni presente, Pasquinelli presente, Pogliaghi presente, Recupero presente, Rosa Vittoria presente, Valsecchi Sergio presente, Vincelli Maria presente, assessori presenti, Caponi presente, D'Amico assente, La Miranda presente, Magro presente, Pini presente, Tita Ferrante presente, Torresani presente, consiglieri presenti. Diciotto consiglieri presenti, sette assenti, la seduta è valida. Buonasera a tutti, ci alziamo in piedi, anche il pubblico, per ascoltare l'inno nazionale. Chiedo un attimo di attenzione in merito alla scomparsa di Valentino Meietta. Se mi potete alzare un po' il volume, per cortesia. Il Consiglio Comunale tutto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa, appunto, di Valentino Meietta. Illustre esponente della politica sestese, vice sindaco al fianco del sindaco Libero Biagi, più volte assessore e assessore provinciale, stimato amministratore pubblico. Porgiamo alla famiglia le più sentite condoglianze, ricordando l'impegno, la competenza e la passione con cui Valentino Meietta ha svolto il suo importante ruolo istituzionale nella nostra città. Ecco perché
vi chiedo di alzarvi in piedi e in suo ricordo dedicare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Devo ancora rubarvi qualche secondo prima di iniziare definitivamente il Consiglio, perché vi devo comunicare che in data 27 marzo mi è giunta comunicazione che il gruppo consigliare per Caponi Sindaco cambierà il nome e formerà un nuovo gruppo denominato Identità Civica. Sempre in data 27 marzo, ma successivamente alla prima comunicazione, mi è giunta ancora la comunicazione della consigliera Iosa. Prego abbassare un po' l'audio per cortesia. Dicevo, la comunicazione della consigliera Iosa della lista denominata Cittadini di Sesto, che entra a far parte della lista Identità Civica, costituendo di fatto un unico gruppo. Se qualcuno di voi, Pogliaghi, prego, la facoltà di parola. Grazie Presidente. Identità Civica nasce anzitutto dallo sguardo realistico sulla nostra struttura amministrativa, che vede oggi Roberto Di Stefano sindaco di questa città. Essa si presenta inoltre come la naturale conseguenza della scelta di apparentamento con il centrodestra operata dalla coalizione civica al momento della salita al governo. Identità civica, perché nel rimanere espressamente civici vogliamo e riteniamo di poter essere più prontamente vicini alle reali e variegate esigenze del territorio, restando vigili e solerti in merito alle risposte che ci chiedono i cittadini, attraverso una forte ed attiva collaborazione con questa amministrazione. Si va avanti, quindi, con rinnovata energia su tutti i temi e i progetti che, attraverso la persona del nostro sindaco, della sua giunta, di tutto il Consiglio e degli uffici, contribuiranno certamente a scrivere rinnovate pagine della storia di questa città. Grazie. Grazie a lei. Prego, consigliera Iosa. Grazie Presidente. La lista civica Cittadini di Sesto aderisce al progetto Identità Civica con una scelta fatta dal gruppo che rappresento in quest'Aula. Identità Civica, anche nel nome, la scelta è importante di rimanere espressamente civici. Forti della stima che è cresciuta tra di noi e delle specificità di ognuno, dell'onestà e del rispetto innanzitutto verso il progetto presentato in campagna elettorale quando decidemmo di metterci in gioco per responsabilità civile verso il bene comune. Questo è il vero e unico nostro dovere. Ascolto, confronto e progettazione per e con la città sono i temi che ci accomunano. Abbiamo quindi unito le forze per essere più rappresentativi ed incisivi come civici nell'azione dell'amministrazione, a cui confermiamo pieno sostegno all'azione di governo e al rinnovamento della città. In attesa poi di sapere chi sarà il capogruppo, vi chiedo cortesemente di dire i nomi dei componenti in modo che rimanga agli atti. Grazie. Allora, i componenti saranno Federico Pogliaghi, Gabriele Ghezzi, Alessandra Iosa. Grazie a lei. Nominiamo i tre scrutatori, due della maggioranza e uno della minoranza. Lanzoni, Molteni, Leo, va bene? Non lo vuole fare?
Di Pietro. Passiamo adesso alle delibere di Consiglio. Stiamo già consegnando? Bene, se siamo pronti passiamo alla delibera di Consiglio al punto 1, surroga del consigliere comunale Andrea Rivolta. Prego, segretario. Chiamiamo quindi al deposito nell'urna. Chitto. Di Cristo. Di Pietro, Franciosi, Leo, Pagani assente, Pastorino, Perego, Piano assente, Aiosa, Attanasio assente, Bonomelli, Cozza assente, Di Stefano, Ercoli assente, Fiorino, Ghezzi, Lanzoni, Molteni, Pasquinelli, Pogliaghi, Recupero, Rosa, Valsecchi, Vincelli, dovrebbero aver votato 20 consiglieri presenti. No, sono intanto entrati, erano 18, sono entrati Leo e Franciosi, quindi sono 20, 5 assenti. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi all'urna per lo spoglio, prego. Diamo una mischiata. No, una per una e io segno. Mi dite il nome. Leo 1. Leo 2. Leo 3. Leo 4, Leo 5, Leo 6,
Bianca 1, Leo 7, Leo 8, Leo 9, Leo 10, 11, Leo 12, Leo 13, Leo 14, Leo 15, Leo 16, Leo 17, Leo 18, Leo 19, Leo 19, Bianche 1. Faccio il controllo. Con voti 19, schede bianche 1, viene eletto il consigliere Umberto Leo. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Con voti favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0, viene data l'immediata eseguibilità alla deliberazione. Il Consiglio approva. Passiamo alla seconda delibera del Consiglio. Surroga del consigliere comunale, sempre Andrea Rivolta. Prego. Invito nuovamente i consiglieri, dopo aver votato in ordine alla chiamata, a recarsi presso l'urna. Chittò? Allora aspettiamo un attimo. È il presidente che ha fretta. Di Cristo, Chittò, Di Cristo, Di Pietro, Franciosi, Leo, Pagani, non c'è. Assente, Pastorino, Perego, Piano assente. Aiosa, Attanasio assente, Bonomelli, Cozza assente, Di Stefano, Ercoli assente, Fiorino, Ghezzi, Lanzoni, Molteni, Pasquinelli, Pogliaghi, Recupero, Vincenzo, Rosa Vittoria, Valsecchi, Sergio, Vincelli. Completata la votazione, procediamo allo spoglio. Invito gli scrutatori a recarsi presso l'urna. Grazie. Verifica se va bene questo ordine del giorno, se è accettabile, sono.
il giorno politico questo. Leo 1, Leo 2, Leo 3, 4, Leo 5, Leo 6, Leo 7, Leo 8, Leo 9, Leo 10, Leo 11, Leo 12, Leo 13, Leo 14, Leo 15, Leo 16, Leo 17, Leo 18, Leo 19, una bianca. Controlliamo. Va bene lo dici? Sì. Confermo voti espressi per Leo 19, bianca 1. Allora, viene eletto il consigliere Leo, al quale io credo sia doveroso un applauso. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Con 20 voti favorevoli, contrari 0, astenuti 0, il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Bene, allora adesso passiamo alla delibera al punto 3. Ricordo che al termine dell'audizione dei due amministratori, però facciamo un po' di silenzio, cosa gradita. Ricordo che al termine dell'audizione dei due amministratori ci sarà la possibilità da parte dei cittadini di intervenire per porre delle domande. Non più di 3, massimo 4 persone, per un tempo minimo loro a disposizione di circa 3 minuti, come concordato con l'ufficio di presidenza. Sì, sì. Massimo, 3 minuti. No, Massimo, scusate. Do la parola al dottor Cipriano, amministratore unico di Core. Prego. Chi ha più di 3 minuti, ovviamente. Ci mancherebbe. Sì, funziona, sì. Buonasera, grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, cittadini. Mi scuserete se, visto che ieri sono andato al dentista, ho tolto un dente, quindi magari sbiascico qualche parola, però cercherò di parlare in modo comprensibile. Innanzitutto partecipo al cordoglio che è stato espresso poc'anzi, in quanto Valentino Maietta è stato, come credo voi sappiate, presidente del Consiglio di amministrazione di Core dal 2005 al 2012 e quindi mi unisco al cordoglio che poc'anzi è stato espresso anche da parte dell'amministrazione. Detto questo, io ho portato delle slide che in modo significativo rappresentano qual è la situazione ad oggi di questo impianto e quindi velocemente le faremo girare tanto per dare
conto della situazione in cui è attualmente l'impianto. Come sapete, il termovalorizzatore che è sito in via Manin è un termovalorizzatore che appartiene a una società Core SPA, società per azione, costituita tra i 5 comuni con percentuali che sono anche rispetto alla composizione azionaria, che sono il comune di Sesto San Giovanni per il 38%, Cologno Monzese per il 23%, Pioltello e Segrate per il 15% e Cormano per il 9%. Questi 5 comuni sono i proprietari di questo impianto, impianto che svolge la sua attività per lo smaltimento dei rifiuti urbani, con una capacità di circa 70.000 tonnellate l'anno. L'impianto è stato autorizzato dalla Regione con l'autorizzazione integrale ambientale, che è stata rinnovata in occasione della scadenza che era nel 2014, quindi l'autorizzazione integrale ambientale è stata concessa da parte della Regione fino al 2026 e naturalmente opera il termovalorizzatore secondo quelle che sono le norme relative alla qualità, alla sicurezza, in particolare dell'ambiente e della salute. Il ciclo è quello appunto che vengono conferiti questi rifiuti nelle fosse che sono attigue al camino, alla tramoggia dove poi vengono inceneriti i rifiuti. Questo vengono alimentati attraverso i mezzi che portano i rifiuti in queste fosse, attraverso il maglio vengono inseriti all'interno delle tramogge dove il rifiuto brucia e con il calore prodotto dal rifiuto che viene bruciato, che raggiunge anche i 900 e 1000 gradi di temperatura, rimangono delle scorie che vengono trattate, che sono polveri e materiale ferroso, che poi vengono anche recuperati, come dimostreremo anche nelle slide successive, attraverso appunto il riciclo di queste scorie che vengono riutilizzate per dei prodotti metallici o di metalli e di polvere per il cemento, per la costruzione. Naturalmente tutte le emissioni sono misurate, fra l'altro sul sito, questo slide fra l'altro lo potete vedere sul sito di Core e anche sul display che, però visto che stasera era spento, forse di sera lo spengono, che c'è all'ingresso degli uffici del comune, dove giornalmente in tempo reale vengono dati tutti i dati delle emissioni rispetto a quelle che sono le emissioni fatte dal forno e dal camino e i limiti che sono i limiti dettati dalle leggi, dalle norme per la tutela della salute e dell'ambiente. Andiamo avanti. Ci sono poi gli enti preposti al controllo, che sono l'ARPA, la città metropolitana, la regione e lo stesso comune, nel senso che sulla base delle competenze di ciascuno di questi enti vengono fatti tutti i controlli sul funzionamento, sull'efficienza e l'efficacia dell'impianto. Andiamo oltre. Noi naturalmente non ci limitiamo a bruciare i rifiuti, ma attraverso il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti si ricava energia elettrica e energia termica. Energia termica che fornisce la rete di teleriscaldamento che serve il Nord Milano attraverso la società ProAris, che è la società partecipata da A2A e dal Comune di Sesto, e che questo contribuisce a risparmio dei combustibili fossili, nel senso che utilizzando il teleriscaldamento, laddove arriva non ci sono le caldaie a gasolio, a metano o a quant'altro combustibile. Quindi attraverso questo c'è un risparmio anche dal punto di vista delle emissioni complessivamente dato. Questa è la graduatoria degli impianti esistenti in Lombardia, sono 12 gli impianti esistenti in Lombardia. Questa è una classificazione fatta da Legambiente rispetto alle emissioni. L'impianto di Core si colloca al quarto posto, cioè è tra i primi quattro come performance dal punto di vista dell'impatto ambientale rispetto a tutti gli altri impianti della Lombardia. Questi sono le sostanze che vengono risparmiate attraverso il teleriscaldamento che dicevo prima. Questo è in sintesi l'attuale situazione di funzionamento dell'impianto.
Aggiungo solo qualche breve considerazione su altri aspetti. Innanzitutto il fatto che da quando dai soci mi è stato chiesto di fare l'amministratore di questa società, all'epoca, cioè sul finire del 2012, si decise di attuare una spending review rispetto alla gestione precedente. Precedentemente c'era un consiglio di amministrazione di 7 membri che anche aveva un costo rispetto alla società. All'epoca i soci decisero di attuare la spending review e quindi di nominare un amministratore unico, che è il sottoscritto, con un mandato preciso. Il mandato era quello di studiare il futuro di questo impianto. Il futuro di questo impianto che nasce non dalla presunta pericolosità dell'impianto, ma per una semplice ragione, che anche gli impianti tecnologici hanno un fine vita. Come gli esseri viventi, anche le macchine non durano in eterno. E quindi ci si era posti di fronte all'alternativa se fare un impianto nuovo che continuasse a trattare i rifiuti oppure trovare altre soluzioni. In questi anni abbiamo lavorato, dico abbiamo lavorato perché ho lavorato insieme ai soci, quindi facendo un percorso condiviso con tutte le amministrazioni, e siamo arrivati appunto a sottoscrivere questo accordo di trattativa con la società Cap Holding, in modo tale che si potesse unire due necessità che anche fisicamente trovavano la loro vicinanza. Come voi sapete, l'impianto di depurazione delle acque di Sesto San Giovanni è confina con l'impianto del termovalorizzatore. Quindi, mentre poi dirà questo naturalmente meglio di me l'amministratore di Cap, l'esigenza di Cap di smaltire i fanghi che sono appunto prodotti dalla depurazione delle acque coincide con l'esigenza che noi avevamo di riconvertire questo impianto con 4 obiettivi, che sono gli obiettivi con cui i soci avevano dato il mandato all'amministratore. Il primo obiettivo, quello di ridurre l'impatto ambientale. Quindi l'obiettivo di questo piano industriale è quello di, fatto 100 l'impatto ambientale attuale di questo impianto, di ridurlo significativamente. Lo studio che stiamo predisponendo porta a una forte riduzione di questo impatto ambientale. Per impatto ambientale dobbiamo tener conto l'impatto a 360 gradi, che non è solo dato dalle emissioni del camino, ma dal complesso delle attività dell'impianto. Il secondo obiettivo era quello dell'aspetto sociale. Presso Core ci sono 45 lavoratori, 45 famiglie che, come voi sapete meglio di me, in un'area come quella di Sesto San Giovanni difficilmente potrebbero trovare un'altra collocazione. Quindi l'altro obiettivo era quello che nel piano di riconversione di questo impianto si tenesse conto dell'aspetto occupazionale, dell'aspetto sociale, e questo è presente all'interno dello studio di fattibilità. Terzo obiettivo, quello dell'equilibrio economico, cioè nel senso che questa riconversione non doveva e non deve portare un aggravio di costi per i cittadini dei comuni soci, e quindi il fatto che tutta questa operazione non deve comportare da parte dei comuni soci l'esborso di 1 euro rispetto a quelli attuali. A questo proposito faccio un breve inciso. Voglio dire anche che la società, anche dal punto di vista economico, è in perfetto equilibrio. Perfetto equilibrio nonostante il fatto che la società dal 2010 non riceve più gli incentivi del CIP 6. E come molti di voi sanno, non solo non riceve più questi incentivi, ma deve restituire una parte di questi per una cifra consistente di circa 8.600.000 euro, e che stiamo restituendo, anche se siamo in attesa della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che se ci fosse questa sentenza favorevole rappresenterebbe per la società la possibilità di mettere a patrimonio questi 8.600.000 euro. Quindi, però, mi dicono che non c'è molta speranza, però ancora non c'è una sentenza di merito, infatti noi stiamo pagando con riserva, avendo ottenuto la rateizzazione, e qualora ci fosse la sentenza favorevole, questi soldi verranno restituiti. Quindi noi abbiamo un bilancio in equilibrio economico,
nonostante il fatto che abbiamo questi oneri finanziari di restituzione di una parte di questi incentivi ottenuti negli anni dal 2000 al 2010, quando appunto esisteva il CIP 6, e non solo, ma la società continua a pagare anche la quota di mutuo che i soci, cioè i comuni, nel 2004, quando fu fatto il revamping dell'impianto per l'ammodernamento, avevano acceso con la Cassa Depositi e Prestiti. Questo mantenendo una tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ai soci, che è formalmente di 95 euro a tonnellata e quindi molto al di sotto di quelle che sono attualmente le tariffe del mercato, comprensive della quota del mutuo che si accolla la società e che quindi i comuni che non devono pagare il mutuo, mutuo che finirà nel dicembre del 2019. Quindi, tanto per essere chiari, se non avessimo tutte queste incombenze ereditate dal passato, la società avrebbe un utile tra 1 milione e 1,5 milioni di euro all'anno e avrebbe un patrimonio all'incirca di 8 milioni. Quindi è una società che, come dire, non c'è un'emergenza di tipo ambientale, non c'è un'emergenza di tipo economica, c'è una scelta. La scelta, che io non voglio rubare altro tempo, ma credo va nella direzione del futuro di quella che è ormai l'impronta dell'economia circolare, e cioè quella che deve portare al massimo il recupero di tutte le materie che vengono consumate. Noi oggi viviamo in un pianeta che non può più permettersi di consumare risorse come quelle del territorio, dell'aria, dell'acqua. Quindi noi abbiamo pensato che questo progetto, questo piano industriale possa traguardare il futuro senza creare un danno, senza creare una situazione nella quale probabilmente ci saremmo trovati, perché come ho detto prima un impianto è in perfetta efficienza, rispetta tutte le norme, non c'è nessun pericolo di incombenze strane, ma svolge la sua attività in modo, come dire, perfettamente performante, non potrà farlo in eterno. E quindi nel medio-lungo periodo si pone comunque una scelta, la scelta di riconvertire questo impianto. E appunto noi abbiamo, con questo accordo che abbiamo sottoscritto con Capo Holding, un percorso che fra l'altro si concluderà rapidamente, nel senso che ormai siamo agli sgoccioli, nei prossimi giorni avremo lo studio preliminare, nel senso che noi abbiamo, d'accordo con Cap, commissionato a uno studio di fattibilità che in questo anno ha lavorato insieme a noi per analizzare tutti i dati, per analizzare tutti gli aspetti, e ormai siamo in procinto di arrivare a traguardare questo obiettivo. Quindi credo di poter dire, poi lo dirà anche il presidente Russo, che dopo la consegna del progetto preliminare e l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci siamo a disposizione per tornare in consiglio comunale e illustrare quello che sarà il progetto del piano industriale nel suo dettaglio, che oggi credo non sia possibile illustrare perché ancora non si è completato. Comunque io sono qui a disposizione sia dei consiglieri che dei cittadini, dei comitati, per rispondere a tutte le domande che riterrete opportuno rivolgermi. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Do la parola adesso al dottor Russo, presidente di Cap Holding. Prego, dottor Russo. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera consiglieri, buonasera ai cittadini, buonasera al sindaco e al presidente. Intanto grazie dell'invito, questa forse è la prima occasione pubblica in cui possiamo presentare i primi elementi di questo progetto. Il dottor Cipriano ha già accennato alcune tematiche, adesso ovviamente compito mio entrare un po' più nel dettaglio e raccontarvi un po' che cosa stiamo pensando. Insieme a me ci sono anche delle figure tecniche, per cui se poi avete necessità di chiarimenti, di approfondimenti per ogni questione, siamo qui
a disposizione. Intanto due parole, soprattutto per i cittadini, su chi è CAP. CAP è una delle principali aziende d'Italia nella gestione del servizio idrico integrato. Siamo nati nel 1928 e tra qualche mese faremo 90 anni. Siamo un'azienda totalmente pubblica. I nostri soci sono, a partire dal comune di Sesto San Giovanni, tutti i comuni dei territori che serviamo, ovvero la ex provincia di Milano e oltre, pezzi della provincia di Monza, pezzi della provincia di Varese, pezzi della provincia di Pavia, diciamo una sorta di super provincia. Abbiamo delle dimensioni anche in termini di, se andiamo alla slide successiva, anche si vede poco, immagino, no, la vedo poco io, ma voi la vedete. Abbiamo delle dimensioni importanti, nel senso che noi gestiamo tutto quello che viene chiamato ciclo idrico integrato, e qui cominciamo a entrare nel dettaglio anche rispetto al progetto, e cioè facciamo le tre fasi del ciclo idrico integrato. La prima fase è l'acquedotto. Abbiamo circa 800 pozzi, da questi pozzi preleviamo l'acqua che finisce poi nelle case tramite 7.000 km di tubature nelle case dei cittadini e delle imprese. Poi abbiamo la seconda fase, che è la fase di fognatura del ciclo idrico integrato, che è costituita da tutte quelle reti di fognatura, appunto, che finiscono negli impianti di depurazione, e poi abbiamo oltre 60 impianti di depurazione per la terza fase del ciclo idrico integrato, che è fondamentalmente raccogliere l'acqua di fogna e trattarla attraverso dei grossi impianti di depurazione. Uno di questi è quello di Sesto ed è quello di cui parleremo oggi, trattare l'acqua attraverso delle vasche, dei processi chimici e biologici nelle vasche di depurazione, che di fatto separano, ripurificano l'acqua e la mettono in condizione di andare o in agricoltura o di andare o di ritornare nei fiumi con caratteristiche depurate, e quello che rimane da questo trattamento sono i cosiddetti fanghi di depurazione, e cioè una sorta di filtrato dal ciclo di depurazione che dal fango delle fogne porta all'acqua di depurazione. Ed è proprio sul tema dei fanghi di depurazione che si concentra il progetto che abbiamo sviluppato. Un'azienda, la nostra, molto che è costituita da una, diciamo, una volontà molto forte di investire, investe oltre 80 milioni di euro all'anno, ed è anche per questo che ci vantiamo di avere, oltre acqua di qualità, anche un sistema che garantisce il fatto, per esempio, che per fortuna, salvo in particolari situazioni, l'acqua nei nostri territori non manca mai. Sembra una cosa banale, eppure non è così semplice. Lo facciamo grazie al fatto che si investe molto e che i nostri sindaci, i nostri comuni ci spingono a investire sempre di più. Nella slide successiva, entrando nel progetto, vi raccontiamo un po' la sfida che abbiamo voluto lanciare, che è la sfida dell'economia circolare. Qui la vedete con una slide che è quella della Comunità Europea, dove in alto a sinistra vedete l'impianto di depurazione e dove in buona sostanza si vede, nell'ottica di economia circolare, come i diversi settori della produzione sono in qualche modo collegati e legati dal tema dello smaltimento e della produzione di energia, e in qualche modo creano dei circuiti che si autoalimentano, per cui vedete come dall'impianto di depurazione si può produrre energia, si può andare verso il pallino giallo, ma dallo stesso tempo dall'impianto di depurazione si può andare a portare l'acqua in agricoltura e andare verso il pallino verde, e così via dicendo. Sulla base di questo progetto di economia circolare abbiamo sviluppato, che è della Comunità Europea, abbiamo sviluppato il nostro progetto di economia circolare, che immagino non si possa vedere in questa slide, ma non mi interessa raccontarvi i dettagli, poi ci focalizzeremo ovviamente su quello che riguarda Sesto, però mi sembrava opportuno dirvi anche la strategia complessiva. Lì vedete, ci sono tutti i nostri impianti di depurazione, o meglio, quelli più grandi dei nostri 61 impianti, e per ogni impianto di depurazione noi abbiamo individuato una serie di azioni di economia circolare che andremo a fare in ogni singolo impianto. Ci sarà l'impianto in cui produciamo fertilizzanti, c'è l'impianto in cui produciamo energia elettrica, c'è l'impianto in cui valorizziamo il solare,
c'è l'impianto in cui recuperiamo i bottini, in ogni impianto di depurazione andiamo, in alcuni casi l'abbiamo già fatta, in altri l'abbiamo messa all'interno del piano di investimento, andiamo a inserire tutta una serie di attività che portano la nostra rete di impianti di depurazione verso l'economia circolare, e lo facciamo anche grazie a un progetto che ci è stato finanziato da Regione Lombardia che si chiama Perform Water, per cui abbiamo ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro a fondo perduto da Regione Lombardia. Dentro tutta questa partita più complessa si inserisce il più grande di questi progetti, che è il progetto di riqualificazione del sito di Core e di trasformazione dell'impianto in ottica di economia circolare. Di fatto, qual è l'obiettivo che ci siamo dati? L'obiettivo che ci siamo dati è quello di costruire una sorta di biopiattaforma dell'economia circolare, in cui la gestione, il forno attuale verrà di fatto demolito, verrà chiuso, verrà realizzata una linea che poi vedremo nelle dimensioni molto più leggera di quella attuale, con una serie di benefici in campo economico e ambientale, che di fatto sarà strumentale al servizio del trattamento dei fanghi di depurazione. Quindi non ci sarà più il secco che finirà dentro gli impianti, dentro i forni, perché lì verrà appunto chiuso. Mentre quello che gestiremo attraverso il nostro impianto di trattamento delle acque sarà la gestione della forsu, ovvero dell'umido. Di fatto quindi ci sarà un sistema di trattamento dell'umido. Lo vediamo però nel dettaglio in questa slide si vedono non so se si legge perché... No, torniamo alla slide precedente, scusa. Ecco, si tratta di realizzare due strutture, poi vi spiegherò meglio, vi farò vedere anche il rendering. Si tratta di realizzare due strutture. La prima è legata al trattamento dei fanghi, i fanghi strumentali al servizio idrico. Oggi Core tratta circa 100.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani attraverso le tre linee dei forni. Domani la nuova linea realizzata al servizio solo strumentale dei fanghi tratterà 14.000 tonnellate, che è tutta quella che è la nostra produzione di fanghi, per cui circa il 15% di quello che viene trattato oggi dal punto di vista dei rifiuti solidi urbani, con una riduzione dell'88,6% del ciclo termico. E questo sarà di fatto un processo che riguarderà meramente il servizio idrico integrato, cioè noi oggi alla fine dei cicli di depurazione produciamo i fanghi e la nuova linea che realizzeremo presso il sito di Core servirà per smaltire i fanghi attraverso il processo di termovalorizzazione. C'è in più, in ottica di economia circolare, una seconda attività, e la seconda attività è legata alla gestione della forsu, che è l'umido. Di fatto noi abbiamo sui nostri siti dei grossi impianti di digestione anaerobica. L'idea è quella di utilizzare questi impianti per fare la produzione di biometano, quindi la produzione di biogas e poi successivamente di biometano, dall'umido dei comuni, dalla forsu. Ovviamente tutto questo sistema avverrà in un sistema che sarà canalizzata, per cui non sarà a vista la parte di trattamento dell'umido, e la parte finale residuale della forsu, che è quella del compostaggio, verrà successivamente presa attraverso autobotti e portata fuori dal comune di Sesto e non trattata in loco, un po' per evitare questioni di potenziali rischio d'origini che sicuramente la forsu porta con sé, un po' anche perché lì non ci sono gli spazi, quindi non c'era la volontà, ma anche volendo non l'avremmo fatto. Per cui, questo l'ho già detto, se andiamo alla slide successiva si vede un po' quelli che sono i soggetti con cui stiamo collaborando per sviluppare questo progetto. Il progetto della produzione di biometano la stiamo seguendo attraverso tre soggetti. Uno è l'Università Milano Bicocca, la seconda è RSE, che è il gestore dei servizi energetici a livello nazionale, e la terza è qui a Brugherio, è il Centro Nazionale delle Ricerche. La parte di recupero delle sostanze nutrienti, quindi di recupero di azoto e fosforo all'interno della piattaforma, della biopiattaforma, la stiamo seguendo con una società che si chiama Innoven, mentre la parte
di life cycle assessment, quindi di controllo dell'impatto ambientale con il Politecnico di Milano, e in più stiamo sviluppando una collaborazione con una grande società che vedete lì rappresentata, che è Danone, con la quale stiamo arrivando a definire in via sperimentale la produzione di energia da quelli che sono gli yogurt esausti, per cui i loro yogurt esausti verranno portati nei nostri impianti, di fatto serviranno a produrre energia e biogas che permetterà per esempio al comune di Sesto di alimentare tramite energia elettrica scuole per i bambini o altri tipi di attività. Quindi da quello che oggi è uno scarto arriveremo a produrre prodotto. Se giriamo ancora. Questo è oggi, lo conoscete meglio di me, il sito dell'area di Core e di Cap. Come potete vedere dalle immagini, la parte sinistra, quella dove c'è il forno di Core, immagino la conosciate tutti, la parte destra, fino agli alberi, è la parte di tutto l'impianto di depurazione di Cap. Quindi sono praticamente attaccati. L'idea è di trasformare quest'area in questa maniera. Dovrebbe venire così il prodotto finito. Come vedete si vede un po' male, però insomma la parte grafica, poi magari su queste vi mandiamo qualche precisazione. Come vedete l'area verrà totalmente riqualificata, e se magari zoomiamo un pochino, entriamo più sulla cosa, si tratta di realizzare un'area di questo tipo. Dal punto di vista estetico sicuramente è un evidente beneficio rispetto alla situazione attuale, perché andremo a modernizzare. Questo è uno degli elementi che abbiamo valutato, cioè l'impatto ambientale è anche un impatto visivo, è anche un impatto che trasferisce un po' di qualità e di ricchezza a un territorio e quindi porta degli elementi di pregio rispetto al territorio. Gli aspetti che stiamo valutando ovviamente non sono soltanto di carattere estetico, ma sono legati a quello che veniva chiamato l'impatto ambientale, il life cycle assessment. Qui trovate un riassunto di quello che saranno, ovviamente tutti questi dati sono certificati dall'università con cui stiamo collaborando, un riassunto di quelle che saranno le variazioni in termini di riduzioni di sostanze diciamo nocive. Come potete vedere si va da 65, la media è circa l'80% di riduzione delle emissioni e circa il 60% di riduzione dei fumi. Ci tengo a dire, rispetto a una situazione attuale che, come ha rappresentato il dottor Cipriano, è una situazione in cui comunque l'impianto di Core, seppur comunque un impianto di termovalorizzazione, quindi con delle caratteristiche di un certo tipo, è uno dei migliori impianti anche dal punto di vista della gestione delle emissioni dei fumi. Per cui stiamo parlando di una riduzione di una situazione che già oggi è comunque una situazione positiva. Se guardiamo graficamente, lo possiamo vedere in questo grafico, allora noi oggi abbiamo una situazione attuale di NOx che arriva al massimo a 0,7 rispetto a dei limiti di legge che sono di 40. Questa è la cartina sulla sinistra della situazione attuale, sulla destra vedete quello che è l'obiettivo, passare da 0,7 a 0,1, che sicuramente aumenterà ancora di più e di fatto renderà quasi nulle le emissioni sul territorio servito. Lo stesso tema, oltre che a livello di NOx, lo possiamo vedere a livello di polvere, anche qui si vede male graficamente, però vi posso dire che stiamo parlando di riduzioni molto sensibili che superano il 50% delle attuali situazioni. Abbiamo fatto anche uno studio con il Politecnico di Milano, perché i soci ci hanno chiesto di fare una misurazione anche dell'impatto ambientale del progetto, e in un'ottica diversa da quella classica, in un'ottica di quello che viene chiamato life cycle assessment. Il life cycle assessment, lo dico per i non esperti del settore, è una sorta di valutazione che viene fatta in un'ottica complessiva rispetto a quello che è lo scenario futuro, rispetto allo scenario attuale, e quali sono le riduzioni e i benefici che questo produce a tutto il sistema, non soltanto al sistema di Sesto. E quindi se io sposto dei rifiuti e li porto con un camion da una parte all'altra, perché da Sesto magari i rifiuti non finiranno più a Sesto ma finiranno in un altro territorio, è vero che io riduco le emissioni
di nocività nel comune di Sesto, ma noi abbiamo voluto misurare non solo il beneficio per il comune di Sesto o per il comune di Cologno che sono confinanti, ma il beneficio dell'operazione per l'intero sistema, cioè il camion comunque consuma CO2, è vero che va a inquinare da un'altra parte, ma comunque c'è un sistema totale complessivo. Questo studio si chiama Life Cycle Assessment, cioè prende la situazione come oggi, la situazione come domani e dice nel totale del complesso qual è il beneficio al sistema paese, al sistema mondo rispetto ai sistemi inquinanti. Noi siamo, ovviamente quando vedete la linea arancione rispetto a quella blu, nella parte alta dove ci sono degli aspetti di sostanze di negatività, vedete che vengono tutte ridotte di percentuali importanti, ma soprattutto vedete gli aspetti delle varie invece elementi di riduzione, come nello scenario attuale di fatto tutte le 15 casistiche del Life Cycle Assessment, che vanno dall'inquinamento delle acque all'inquinamento dei fiumi alla parte dei trasporti a tutto, insomma, tutte queste, tutte e 15 gli elementi del Life Cycle Assessment producono una situazione globale di beneficio per il sistema rispetto a quello attuale. Per cui ci tengo a dirlo, perché è facile parlare dell'impatto ambientale per il comune di Sesto. Ovviamente stiamo creando un progetto che chiude un termovalorizzatore, va a realizzare una linea molto più piccola che tratta fanghi e non tratta più rifiuti. Sicuramente c'è una positività per il comune di Sesto, per il territorio di Sesto, che è naturale per le dimensioni del progetto di cui stiamo parlando. Ma ci tengo a dirlo che quando si parla di economia circolare, e noi abbiamo voluto fare questa analisi non per parlare solo di benefici per il territorio, che li diamo per scontati, ma per parlare di benefici di sistema. Questa è la nostra sfida e questo risultato in qualche modo del progetto che il Politecnico sta seguendo per noi ci dà questo tipo di analisi. Dal punto di vista economico, credo sia giusto iniziare a parlare anche di numeri, e credo che essendo sia CAP che CORE una società pubblica, bene anche parlare di anche qualche dato economico. Stiamo parlando di un progetto che cuba un valore per investimenti di circa 45-50 milioni di euro, di cui una parte, i 34 milioni e mezzo, saranno legati al trattamento dei fanghi, quindi alla demolizione della linea di termovalorizzazione e alla realizzazione della nuova linea di trattamento dei fanghi, e una parte, che è circa il 30%, legata alla linea della Forsu. E questo, quindi 16 milioni per la Forsu e 34 milioni e mezzo circa per il trattamento dei fanghi. Che cosa produrrà questa cosa dal punto di vista economico? Produrrà sicuramente una riduzione dei costi di smaltimento dei fanghi, o comunque una sicurezza, perché oggi i fanghi prodotti da CAP finiscono presso terzi, cioè li comprano altre società che poi li smaltiscono. Domani potremo smaltirli noi direttamente attraverso il nostro impianto, e quindi questa cosa ci dà sicuramente maggiore sicurezza, posti di lavoro di cui si parlava prima, e quindi creazione, internalizzazione di un servizio e quindi anche crescita di una società pubblica. Vi ricordo che Gruppo CAP agisce in un sistema che è molto simile a quello dei rifiuti, cioè la bolletta dell'acqua è a copertura costi, per cui questo porterà anche dei benefici al mantenimento del livello molto basso del costo che oggi abbiamo, del costo della bolletta dell'acqua, e allo stesso tempo porterà una riduzione della tariffa sui rifiuti per quanto riguarda la parte dell'umido della Forsu, perché di fatto andremo a produrre dall'umido andremo a produrre biogas utilizzando una parte di impianto, un impianto che in gran parte è già stato realizzato. E ovviamente ci sarà anche un cambio di paradigma per i cittadini, perché la spinta che darà questo nuovo progetto industriale sarà quella di spingere i cittadini a fare sempre più raccolta differenziata e a fare sempre più umido, perché il beneficio lo avremo nella raccolta dell'umido, e quindi da adesso in poi con questo progetto si inizierà a parlare di economia circolare anche rispetto ai comportamenti del cittadino, che saranno spinti ad avere un comportamento più propenso del passato alla produzione di umido, perché ovviamente l'interesse sarà
di questa natura. I tempi ipotizzati, qua si vede un Gantt che è diciamo un sistema di avanzamento dei lavori molto complesso, però mi limito a dire che stiamo parlando del 2020, allora l'idea è ovviamente se il progetto andrà in porto e se gli studi andranno avanti, l'idea è comunque ci sarà una fase che durerà ancora circa un paio d'anni di continuità di Core nella gestione attuale, perché ovviamente lo spegnimento del termovalorizzatore andrà programmato e andrà garantito un percorso di continuità, per cui si parla, stiamo valutando se il 31/12 del 2019 o il 30 di giugno del 2020, per dare qualche elemento di ordine di grandezza. A quel punto ci sarà lo spegnimento del termovalorizzatore, la demolizione totale, inizieranno i lavori per la creazione della linea Forso, della linea di trattamento dei fanghi, che verosimilmente dovrebbero entrare in funzione. Siamo ovviamente in una fase ancora, prendiamola con le pinze perché siamo ancora in una fase di studio analitica, 2022, terzo quadrimestre 2022 e 2023 l'avvio dei lavori. Ci sarà sicuramente una fase, che è quella del 2020-2021, di transizione, perché ovviamente dovremo realizzare la nuova struttura. Ultima slide, quali sono in sintesi i benefici che tutto questo sistema produrrà? Li abbiamo divisi per tre caratteristiche. L'ultima non ve ne ho parlato perché immaginavo che oggi vi interessasse di più la parte industriale, però l'idea è di realizzare, oltre all'impianto, un centro di ricerca, primo centro in Italia per l'economia circolare, per cui questo polo sarà il primo caso in Italia di sistema integrato, di gestione di complessa di fanghi e di gestione di Forsu, e all'interno di questo polo vorremmo collaborare con l'università proprio per avere un polo di ricerca e non soltanto una gestione meramente industriale, quindi anche portare un valore aggiunto al territorio anche proprio in termini di qualità, e quindi la possibilità di sperimentare su scala industriale alcuni progetti. Quindi sicuramente un beneficio è l'ultimo che vedete per la ricerca. Ci sarà un beneficio per i cittadini che abbiamo riassunto in quattro punti. Il primo legato a un sistema idrico integrato sempre più performante grazie all'internalizzazione del servizio di gestione dei fanghi. Il secondo, la costruzione di processi condivisi, poi capiremo con se ci sarà volontà con l'amministrazione comunale, con il sindaco, con i cittadini, che percorsi di coinvolgimento avviare, ma sicuramente quello che vogliamo fare è un progetto che coinvolga, a partire dai comitati, i territori, e che sia il più condiviso possibile, la creazione di nuove opportunità professionali, quindi la realizzazione in prospettiva di nuovi posti di lavoro, oltre all'impegno che ci siamo assunti di garantire le situazioni di posti di lavoro delle persone che attualmente lavorano in Core, l'accesso a dei servizi innovativi è evidente, e poi l'ipotesi di realizzare anche una struttura che comprenderà la biopiattaforma e il polo dell'innovazione, anche con una serie di strutture di percorsi di area verde che possano essere anche usufruiti dai cittadini del territorio. Per cui, come avete visto, c'è anche tanta volontà di realizzare un posto trasparente, accessibile, visibile a tutti i cittadini, ma anche utilizzabile, non un posto come avviene in altri paesi d'Europa. Per l'ambiente, vi ho già accennato i benefici per l'ambiente, quindi le riduzioni delle emissioni atmosferiche in maniera sostanziale, grazie anche alla dismissione delle due linee di incenerimento, il recupero dei prodotti e la riduzione di sfruttamento della falda, la ricreazione di ecosistemi faunistici e la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti inorganici, perché andremo a produrre dei fertilizzanti organici. Oltre, da ultimo, gli ultimi due, una parte legata alla riduzione dei volumi di trasporto, perché non vi ho parlato del fatto che ovviamente ci sarà anche un calo dei volumi trasportati, quindi ci sarà un beneficio anche rispetto al tema dei trasporti, e da ultimo un tema che riguarda comunque anche l'ambiente, anche se non sembra quando se ne parla direttamente, e cioè l'impatto visivo. Avere una cosa esteticamente più piacevole da vedere sicuramente genera anche dei benefici da questo punto di vista in termini di impatto ambientale. Questo, so che non è semplice raccontare in poche parole
condensare un po' tutti gli elementi, però sono a disposizione con tutti i miei collaboratori per domande, per approfondimenti, sia questa sera che poi ovviamente nelle forme e nei modi che vorrete. Grazie a tutti. Grazie dottor Russo. Mi scuso, ma ho dovuto assentarmi un attimo per andare a cogliere il cittadino che gradiva dire due parole. Prego signor Massimo De Rosa, venga pure qui. Attiviamo i microfoni, ok? Grazie. Buonasera. Sì. Buonasera, grazie mille. Interessantissima questa serata, poi si parla appunto di cambiamenti, tecnologia, investimenti sul territorio ed è sempre interessante. Infatti ringrazio anche Core e Cap Holding. Volevo fare solo due considerazioni. Importantissimo che si inizi a parlare di ciclo di vita e di economia circolare. Benissimo che si vada nella direzione di un centro di ricerca, perché abbiamo sempre carenza di ricerca sul nostro territorio e invece i cervelli sfuggono. L'unica cosa che ho trovato un po' da poter fare è sulla carenza di confronti con altre alternative, nel senso un'alternativa è la centrale a biogas. Non si è fatto un confronto con altre alternative, perché a me risultava ci fosse una specie di bando, un concorso per proporre varie alternative. Volevo capire se non l'avete saltato magari per semplificare o altro. Non sono molto contento del fatto di trattare la Forsu in una centrale a biogas, nel senso che per l'economia circolare, certo, se lo paragono tutto all'inceneritore che c'era prima, anche spegnere l'impianto era un miglioramento delle condizioni. Però se andiamo a fare una proposta che sia innovativa, secondo me il vecchio, magari però vituperato compostaggio aerobico probabilmente è la soluzione più sostenibile ed è la soluzione meno problematica, perché comunque analizzando il ciclo vita, credo che se si prenda in considerazione questa alternativa, e volevo chiedere se ci sono studi dal Politecnico su questo punto, probabilmente si vede appunto che una centrale a biogas comunque crea delle emissioni sia di gas che di particolato, che sicuramente saranno inferiori all'inceneritore, ma comunque in una situazione come quella della pianura padana e con le problematiche appunto dell'inquinamento che ci contesta l'Europa e che prima o poi arriveranno anche a darci qualche multa, credo non sia da sottovalutare. E quindi se invece, e poi inoltre la centrale biogas mi crea anche quel digestato finale che devo gestire, e abbiamo avuto questa problematica anche in Lombardia, che questo digestato è un ammendante che può andare in piccole parti sul terreno, ma per come è stato usato spesso ha distrutto le colture e ha inquinato le falde. E quindi andiamo a creare comunque una situazione che non dico che sarà quella lo scopo finale, ma creiamo comunque un prodotto finale che non sappiamo bene trattare, che ci crea comunque una problematica, ci dobbiamo porre la domanda come lo gestiamo. Mentre se andassimo sul compostaggio, dopo aver recuperato tutta la materia che possiamo recuperare, le sostanze organiche, il fosforo fondamentale, probabilmente avremo meno problemi di gestione, e quindi che credo che il ciclo di vita e la sostenibilità dell'impianto sarebbe migliore. Quindi volevo sapere se ci sono informazioni in questo senso. Grazie. Grazie a lei. Sentiamo un po', facciamo il giro delle domande e poi eventualmente andiamo con le risposte. Ok. Può entrare il signor Corraini Massimiliano, prego. Uno a me e uno a lui. Buonasera, rappresento l'associazione Sottocorno, con il Concore ci siamo già incontrati, le posizioni ovviamente sono differenti. La saluto. Non sto qui a elencare le nostre differenze, le abbiamo già esposte in un'altra occasione. Faccio presente che è da circa un anno e mezzo, quindi con un ritardo di un anno e mezzo, che viene proposto un progetto che inizialmente è stato presentato come incenerimento dei fanghi, e adesso proponiamo anche una centrale, una biopiattaforma
con la creazione di biogas. Chi mi ha preceduto ha già esposto le perplessità. Io rammento che l'inceneritore rappresenta un problema per il quartiere. Non c'è un'emergenza perché non si considerano, si sottostimano le esposizioni. La paura, noi non siamo contrari alla riconversione, anzi, però vorremmo conoscere i dati tecnici del progetto, le valutazioni ambientali, se c'è una valutazione ambientale indipendente e non solo da un punto di vista tecnico ma anche specifico all'impatto sanitario, se abbiamo previsto i casi estremi, perché inceneriamo i fanghi, ma quando i fanghi contengono idrocarburi, quando i fanghi contengono cromo esavalente, come ad esempio è successo a Rozzano, nel depuratore di Rozzano, perché purtroppo nelle fogne viene sversato di tutto, a questo, che sono i picchi di quello che un'analisi dovrebbe fare, non c'è. Non c'è stato fino adesso un confronto che abbiamo chiesto, quindi ben venga, anche se in ritardo. La sensazione è che sia già stato stabilito tutto e questo non ci piace. E poi avrei tantissime altre domande, ma non c'è il tempo. Per cui vi chiedo ad un incontro sia pubblico con i residenti, che è magari un pochino più ristretto con le associazioni e i comitati che vogliono trattare l'argomento. L'ultima cosa, visto che il quartiere di Cascina Gatti è stato esposto per decenni, volevo sapere se era stato ipotizzato una compensazione ambientale sul quartiere. Grazie. Grazie a lei. Non credo ci siano altri interventi. Prego, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. In realtà sono domande, non è ancora l'intervento che rimanderei a dopo. Allora, la prima domanda riguarda proprio l'organizzazione del Consiglio Comunale di stasera. Quando l'opposizione ha protocollato la richiesta di Consiglio Comunale, al secondo punto dell'ordine del giorno, mi lasci leggere, c'era presentazione da parte dell'assessore competente delle linee guida che intenderà seguire l'amministrazione comunale riguardo al suddetto progetto. Volevo pertanto chiedere se l'assessore Magro stasera intenderà intervenire in modo da poter dare quantomeno un giudizio politico sugli interventi tecnici che i tecnici hanno al momento presentato, senza tralasciare il fatto che ad adesso un piano industriale non è stato presentato, cosa che invece era all'ordine del giorno, la richiesta che c'era all'ordine del giorno. Le altre tre domande che ho riguardano uno, è una domanda per il dottor Cipriano, dal suo insediamento che è dal 2012, visto che l'ha confermato anche stasera, l'obiettivo del suo operato era tra le varie cose anche quella di trovare delle soluzioni alternative per il forno di incenerimento, volevo capire da lei se ad oggi erano stati valutati altri progetti oltre a quello di CAP e la ragione per la quale gli altri progetti non sono stati presi in considerazione. Una domanda invece per il dottor Russo, ahimè non ho ascoltato perché stavo parlando col presidente Fiorino, i tempi di realizzazione, perché se ho capito bene dovrebbe partire la ricostruzione nel 2023, giusto? Finire nel 2023. A questo punto io mi domando, a partire dal 2019-2020, a questo punto, e la domanda qua è tutta politica, quindi mi aspetto una risposta dalla parte politica, il nostro sacco nero dal 2019 al 2023, anzi dal 2019 in poi, perché la raccolta dell'umido dal 2023 andrà all'impianto Core Cap, ma il nostro sacco nero a questo punto dove avete intenzione di conferirlo e se avete già preso contatti o accordi con Area Sud, visto che al momento è Area Sud che ritira i sacchi neri, per poter rivedere l'impianto
è contratto d'appalto. Grazie. Dividiamo le domande in modo di fare delle domande precise ai nostri ospiti. Poi mi dopo sembra di averle fatte precise. Quando andiamo... Cipriano, no, ma non è una polemica. No, ma guardi, okay. siamo così ben sereni, continuiamo serenamente. Voglio dire, ho detto solamente, magari le domande all'amministrazione, così liberiamo magari i nostri ospiti. Tutto qua. Niente di particolare, consigliere Francioso. Prego, consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, buonasera. Una precisazione che chiedo al dottor Russo, visto che prima ha parlato quando parlava del progetto con Danone, giusto? La produzione di biogas. Lei ha parlato di fornitura di biogas per il riscaldamento delle scuole dei bambini, se non erro, del comune dell'impianto. Ecco, come coniuga questa cosa? Capisco che nella presentazione ci può stare con la deliberato del 17 marzo scorso, dove espressamente si prevede, cioè ATO ha escluso che non si ritiene percorribile l'opzione presentata dal gestore che prevede la cessione dell'energia per riscaldare gli edifici scolastici del comune in cui risiede l'impianto. Per cui come coniuga questa cosa con la delibera fatta dall'ambito territoriale ottimale. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Se ci sono, non ci sono altre domande? Direi di no. Prego. Buonasera di nuovo, mi stavo consultando con il Presidente Russo perché mi sembra che la gran parte delle domande erano rivolte a lui, quindi poi ci siamo messi d'accordo, mi sembra che la domanda rivolta a cuore della consigliere Franciosa era specifica rispetto, ho storpiato il nome. Dunque, nel periodo dal novembre 2012, momento in cui ho preso l'incarico, si era valutata un'altra ipotesi. L'altra ipotesi consisteva nel fatto che A2A ha una centrale a Cassano, centrale elettrica, che A2A aveva intenzione di convertire in centrale termica. Il problema è che intorno a Cassano il numero degli abitanti sono pochini e quindi il servizio di teleriscaldamento avrebbe, come dire, avuto una domanda molto limitata. Quindi A2A aveva e ha ancora un progetto di portare l'energia prodotta dalla centrale di Cassano a Milano attraverso un tubo che dovrebbe arrivare lì a Sesto, perché da Sesto parte la rete di teleriscaldamento del Nord Milano che serve Sesto, Cinisello e anche la zona Bicocca e Niguarda di Milano. Rete che poi insieme al Comune di Milano e A2A dovrebbe espandersi, perché voi sapete che Milano è l'unica, una delle poche città del nord che utilizza il teleriscaldamento per una percentuale minima, il 10%, Torino al 70%, Brescia è oltre all'80%, quindi a Milano uno dei problemi veri dell'inquinamento non sono le macchine, ahimè, anche perché ormai gli Euro 5, Euro 6 non inquinano più, inquinano di più la polvere dei freni e delle gomme delle macchine, qualche camioncino Euro 0 che va a carbone. Per il resto, gran parte dell'inquinamento che si produce nell'area metropolitana, che poi si estende per tutta la Lombardia, è data dal riscaldamento. Come è noto, il teleriscaldamento inquina molto meno del gasolio, del metano e di tutte le sostanze fossili. Quindi l'ipotesi di A2A era quella di portare il teleriscaldamento a Milano. Il problema è che questa è un'ipotesi che è rimasta ancora oggi un'ipotesi, e nel senso che, e questo anche in relazione alla possibile fusione con Proaris, la società che gestisce la rete, e che con A2A avevamo avviato appunto questo discorso. Abbiamo sollecitato, ancora adesso io ho rapporto con A2A, ho sollecitato rispetto a questo progetto, che comunque non impatterebbe con questo, nel senso che comunque qualora anche si dovesse realizzare, che ha tempi biblici, perché fare un tubo di 30 km che attraversa 15 comuni, potete immaginare quanto tempo si, eventualmente si dovesse realizzare ci impiega.
però non è incompatibile eventualmente, se si dovesse realizzare, con quello che stiamo facendo. Quindi, ripeto, questa era l'alternativa sulla quale ci eravamo mossi in passato, dopodiché appunto abbiamo avviato questo rapporto con CAP e quindi adesso ci stiamo muovendo in questa direzione. Non so se ho chiarito. Presidente, posso permettermi di fare una domanda ulteriore a Cipriano? Certo. Proprio rispetto alla questione del teleriscaldamento, nel momento, visto che la costruzione di questo tubo, come appena detto, ci potrebbe impiegarci anni, come si fa a iscrivere il discorso del teleriscaldamento del tubo da Cassano con la chiusura del forno di incenerimento? Cioè, se il tubo arriva alla centrale di A2A, qual è il giro? È proprio, non l'ho capito. Nel momento in cui viene distrutto il forno di incenerimento, perché è questo quello che ci ha di fatto presentato il dottor Russo, il teleriscaldamento in tutto questo si iscrive? Grazie. Sì, forse davo per scontato, forse, cioè nel senso che noi siamo partiti dall'obiettivo di costruire un'alternativa al forno. L'alternativa, ce n'era un'altra, questa, che automaticamente il forno si sarebbe trasformato in una stazione di passaggio. Cioè il forno sarebbe stato chiuso comunque, cioè i rifiuti non si sarebbero più bruciati e si sarebbe realizzata una stazione di passaggio che, siccome la temperatura che esce dal eventuale termovalorizzatore di Cassano, facendo 30 chilometri, sapete bene che per mantenere una certa temperatura occorre installare degli impianti lungo il percorso, e a Sesto, dove si immette nella rete, diciamo, cittadina, dove viene poi distribuita, si sarebbe realizzato un impianto che avrebbe avuto solo lo scopo di tenere la temperatura in modo tale che fornisse quel riscaldamento per il periodo invernale, che riguarda il riscaldamento per il periodo estivo, per la parte dell'acqua sanitaria, quindi l'acqua calda e quant'altro. Quindi era perfettamente compatibile, dico anche adesso, perché adesso mi sembra che Russo l'abbia detto, il trattamento dei fanghi ha una produzione di energia termica, certo inferiore a quella dei rifiuti, quindi l'impianto che si realizzerà per il trattamento dei fanghi continuerà ad alimentare la rete di teleriscaldamento. Adesso i calcoli li stiamo facendo, non è che sono, si riduce un po', ma continuerà a alimentare la rete di teleriscaldamento. Non so se ho chiarito. Prego. Dico due parole, poi c'è qui con me l'ingegnere Lanuzza, che è il direttore tecnico, su alcune domande più di carattere tecnico è giusto che risponda lui in maniera da essere il più esaustivo possibile. Però ci tengo a dire, noi abbiamo fatto un lavoro che è partito a dicembre dello scorso anno, per cui 15 mesi fa, in cui abbiamo chiesto con una gara a evidenza pubblica di trovare le migliori soluzioni possibili rispetto a un tema che avevamo posto, e il tema era: possiamo smaltire internamente i fanghi e possiamo allo stesso tempo valorizzare dei digestori anaerobici che noi abbiamo, che sono stati realizzati e che in qualche modo verrebbero svuotati e che in parte sono inutilizzati attraverso l'utilizzo della forsu, per spingere anche i cittadini a produrre sempre più forsu e sempre meno indifferenziate, quindi andare verso l'economia circolare. Sulla base di questo, tra i diversi partecipanti ha vinto una società svizzera che si chiama TBF, che è quella che ha presentato il progetto che stiamo facendo noi. Dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista economico, il progetto, per quanto riguarda CAP nel disegno complessivo, sta in piedi, convince. Ovviamente dovrà essere vagliato dai vari organi nel momento in cui i vari consigli comunali, i vari soci diranno: mi piace questo progetto, procedete a svilupparlo, e allo stesso tempo
nel momento in cui questo avverrà, l'impegno che ci siamo già presi all'origine, che confermo qui, sarà quello A, di coinvolgere almeno una delle principali associazioni ambientaliste a livello nazionale, Legambiente, per dirvi una, il titolo potrebbe non essere Legambiente, ma comunque di farlo in cooperazione con un soggetto di questo tipo. B, di coinvolgere l'associazione del territorio in una fase di ascolto, di dialogo e di elaborazione. È chiaro che in questa fase abbiamo ancora la necessità di capire che se il progetto piace, se va bene, se possiamo impostarlo in questa maniera per poi condividerlo con i territori ed eventualmente apportare le modifiche, ma abbiamo bisogno di ragionare in ottica di scenario. Per quanto riguarda il biogas, è vero quello che ha detto lei, nel senso che, lo spiego anche per i cittadini, noi abbiamo un'autorità d'ambito che è quella che ci approva le tariffe. Abbiamo presentato all'autorità d'ambito un progetto che prevedeva di utilizzare in via sperimentale un nostro digestore anaerobico che oggi è già in funzione per raccogliere yogurt esausti della Danone e quindi per produrre più energia in un impianto che già oggi la potrebbe accogliere. Abbiamo presentato questo progetto all'ATO che in buona sostanza ci ha detto sì, ci piace, vi approvo il progetto e ve lo riconosco in tariffa. Nel riconoscerlo in tariffa, di fatto lo sharing, cioè il vantaggio che viene prodotto da questo tipo di attività, è un'attività che viene prodotto nelle tariffe complessive, quindi nel sistema dei costi generali di gruppo CAP. L'accordo che noi abbiamo siglato con Danone è quello di dire, visto che stiamo parlando di una sperimentazione per la prima volta in campo nazionale da questo punto di vista, e visto che vogliamo anche comunicare al meglio la possibilità di andare verso l'ottica dell'economia circolare, verso il recupero, è quella di andare in ottica di sponsorizzazione a raddoppiare questa utilità che stiamo creando, e quindi la ricchezza che verrà prodotta sicuramente rimarrà all'interno del beneficio complessivo dell'azienda e quindi nello sharing, ma all'interno delle nostre attività promozionali stiamo capendo anche con l'amministrazione comunale come implementare, quindi è corretto quello che diceva lei. Diciamo che ci sarà una doppia utilità, una generale in tariffa legata al riconoscimento del lato e una la faremo in accordo con Danone in termini di valorizzazione. So se più o meno tutto, magari l'ingegnere Lanuzza, due parole soprattutto su quello che diceva il consigliere regionale, mi sembra che sia adesso De Rosa, giusto? Grazie. Sì, buonasera a tutti e rispondo volentieri a tutte le domande che sono state fatte, partendo in ordine diverso rispetto a come sono state poste. Primo, impatto sanitario. Il primo strumento di cui ci siamo dotati è stata, come ha esposto il Presidente, questa famosa analisi di Life Cycle Assessment, LCA, che abbiamo evidentemente esternalizzato al Dipartimento AWARE della società del Politecnico di Milano. L'LCA, per come definito anche dalla Commissione europea, analizza 15 potenziali impatti di tutte le scelte tecnologiche che si possono prendere. Ed è stata la prima fase che abbiamo fatto ancora prima di indirizzare le scelte sul trattamento della forsu o sul trattamento dei fanghi. Tra queste 15 categorie che sono obbligatorie, è uno standard di quella procedura di analisi, si va dall'assottigliamento dello strato di ozono alla tossicità umana su effetti potenziali cancerogeni o no, all'assunzione di materiale particolato, alla formazione di ozono fotochimico, eccetera, eccetera. Cioè, ognuna di quelle 15 asticelle che avete visto rimanda a questo tipo di analisi. E sono evidentemente analisi sulle quali siamo pronti a confrontarci e a fornire tutti i dati necessari. A questo si lega, e arrivo subito alla seconda domanda, una domanda importante, che è quella sulla famosa questione del biogas. Il motivo per cui vi abbiamo parlato di questo progetto è proprio il fatto che anche noi siamo scettici sulla digestione anaerobica to cure e non vogliamo assolutamente che il biogas, così come se ne parla, nella forma tradizionale venga bruciato in sistemi di cogenerazione che se da un lato sì producono energia termica, dall'altro emettono in atmosfera quelle che sono i fumi della combustione del biogas con tutto l'impatto sulla CO2. Tant'è vero che questo l'approccio che abbiamo dato al progetto prevede A, che si tenga il compostaggio
ma delocalizzato in quanto potenziale fonte odorigena. Il compostaggio preceduto da una fase di digestione anaerobica al fine di ridurre le esigenze di consumi di energia elettrica e quindi di aria che si dà al compost per fermentare, ridotto perché la digestione anaerobica stessa fermenta e produce questo biogas. Quindi biogas prodotto, ma vedremo che non lo emetteremo in atmosfera, e compostaggio che manteniamo perché vogliamo mantenere quei nutrienti che abbiamo nel compost, quali fosforo e azoto a supporto dell'agricoltura. Biogas intercettato, e forse questo non l'abbiamo esposto bene e ci scusiamo, intercettato per andare a produrre attraverso nuove tecnologie di upgrade a biometano, il biometano. Quindi che cosa succede? Il biogas che dovrebbe uscire e bruciare non viene bruciato, viene filtrato attraverso delle membrane, perché i progetti di upgrade a biometano passano attraverso diverse tecnologie, tra cui la separazione via membrana. La membrana concentra il metano viene utilizzato per alimentare tutti i mezzi pesanti che porteranno rifiuti agli impianti. Questo ha un impatto molto positivo sia in termini di LCA sia in termini di riduzione di combustibili di origine fossile, perché è un combustibile di origine non fossile che impatta per circa il 90% sulle emissioni in atmosfera. La CO2, perché una volta che lavate il metano, il biogas è composto dal 65% da metano, che si concentra e si usa come combustibile di origine non fossile per i mezzi pesanti, e dal restante, grande parte, dalla CO2. La CO2, oggi siamo nel 2018, l'impianto partirà nel, abbiamo visto, 2023, partono già oggi i primi impianti, di cui uno andremo a sperimentare a Pero, per concentrare la CO2, gassificarla e recuperarla, ok? Sempre ai fini del trattamento degli impianti di depurazione, perché l'impianto di depurazione sta bene quando c'è carbonio, nella CO2 c'è carbonio e possiamo usarla per sostituirli quelli che oggi usiamo come reagenti chimici, metanolo o altri reagenti. Il recupero del fosforo avverrà sia via compost che produciamo e compostiamo ma delocalizzato, sia perché i surnatanti della digestione, e questo ringrazio la Giunta che ha autorizzato un primo progetto pilota sui fanghi, i surnatanti della digestione sono ricchi di fosforo, così come sono ricchi di fosforo i residui del trattamento termico. Il fosforo è un elemento critico per la Commissione europea ed è stato iscritto recentemente, un anno fa, e quindi riusciremo a concentrarlo ancora di più dal compostaggio, dai surnatanti, lo sperimentiamo a giugno sui fanghi e basta, e poi anche dai residui del trattamento termico. Il cromo è un metallo che si può trovare nei fanghi quando c'è comportamento delinquenziale. L'LCA e tutto il progetto che noi abbiamo analizzato si basa su analisi su tutti i nostri fanghi degli ultimi 5 anni, anche quando 5 anni fa facevamo solamente 500 controlli sul territorio, sulle aziende produttive. Quest'anno l'obiettivo di Gruppo CAP, ed è un obiettivo formale, siamo saliti a 2000. Indipendentemente da questo, e quindi dal fatto che noi dobbiamo prevenire comportamenti illeciti aumentando il controllo, e siamo a 4 volte tanto rispetto a quando abbiamo incominciato l'analisi dei fanghi, tutte le analisi che vi daremo e tutte le simulazioni che abbiamo fatto prevedono ovviamente dei presidi ad hoc, che sono i filtri a carbone attivo sul trattamento dei fumi per abbattere determinati tipi di metalli. E in quelle concentrazioni che ha visto, evidentemente ci sono tutte le analisi delle simulazioni sulle concentrazioni reali di tutti i metalli o di qualsiasi altra cosa abbiamo trovato nei fanghi. Consideri, ma questo immagino che sia anche abbastanza semplice da immaginare, al netto di comportamenti delinquenziali che si vanno a sanare, il fango sapete benissimo di cosa è composto ed è evidente che nel fango le concentrazioni che puoi trovare nella plastica piuttosto che in un altro tipo di rifiuto, di qualsiasi inquinante, quali anche idrocarburi, per intenderci, sono di ordine di grandezza 100 volte inferiori. Cioè, pensi alla differenza plastica-fango, che cosa può esserci. Credo di aver dato tutte le risposte, se non l'ho fatto sono qui per altri interventi. Grazie. Prego, signor. Grazie Presidente, una domanda che credo di dover fare al Presidente Di Core, cioè sulla base del progetto che si è cominciato a spiegare questa sera,
viene presa in considerazione quindi la prospettiva di un trattamento dei fanghi. Volevo capire se il CORE ha già l'autorizzazione, CORE o chi per esso capi, non so chi devo fare la domanda, ha già l'autorizzazione, se ci devono essere autorizzazioni da parte di Regione Lombardia, se, come dire, se in qualche modo questa partita è già stata avviata e, o se ce la portiamo in eredità, insomma. Se spegne il microfono. Ci sono altre domande? Prego, dottor. Sì, la parte, nell'ipotesi attuale, la parte di ricerca di autorizzazioni ovviamente verrà fatta da CAP, perché sarà CAP che utilizzerà poi l'area e quindi il CER attuale di CORE per la gestione dei fanghi, quindi sarà CAP poi in futuro a gestirli. Ovviamente nella fase transitoria andremo poi a richiedere le autorizzazioni, che oggi ovviamente non abbiamo ancora richiesto, però diciamo dagli studi fatti la CORE ha la possibilità anche nel proprio CER di smaltire anche questa tipologia di fanghi. Bisognerà poi avviare le normali procedure con città metropolitana, con regione, per richiedere insomma l'autorizzazione, però insomma sono aspetti veramente formali. Se non ci sono altre domande, io ringrazio per la partecipazione. Non ci sono, vi lascerei anche liberi. Grazie mille, buona serata, grazie mille. Arrivederci. Prego, prendiamo posto. Presidente. Allora, sono stati presentati due ordini del giorno. No, Presidente, scusi, sono qua. Dica. È vero che partecipo poco, ma stasera ci sono. No, io avevo fatto una domanda politica, la quale mi aspetterei una risposta politica in modo da eventualmente poter argomentare politicamente. Visto che il sindaco e l'assessore sono usciti dall'aula. Il sindaco arriva fra 2 minuti esatti. Aveva... Ok. Se vogliamo aspettare un secondo. Intanto possiamo andare avanti dicendo che c'è un ordine del giorno, poi eventualmente riprendiamo su questa domanda che lei ha posto in essere. Va bene? Ma l'assessore è andata via, mi dicono? No. Ah, ok. È andata via? Sta scherzando? L'assessore Magro non è presente in aula durante la discussione?
No, no, Antonio, avrei piacere che me lo... scusi, Assessore La Miranda, avrei piacere che me lo spiegasse qualcun altro. Allora, se dobbiamo fare delle domande e delle risposte, le facciamo accomodandoci, Assessore La Miranda. Perché se poi facciamo il mercatino non funziona bene la cosa. Quindi io non ero a conoscenza che l'assessore Magro si fosse allontanato, mi dispiace, mi scuso, ma non è che posso fare il guardiano di tutti. Quindi il sindaco si è allontanato per qualche minuto, rientrerà, poi possiamo riproporre la domanda a lui stesso. Nel frattempo procediamo, tanto siamo qui, va bene. Stavo dicendo che è stato presentato un ordine del giorno da parte di tutta la maggioranza. Consigliera Perego, mi aveva chiesto una sospensione. Allora, la consigliera Perego, se me lo ufficializza, per cortesia, prende il microfono, mi chiede la sospensione. Per iscritto. Presidente, chiedo se è possibile sospendere 5 minuti il consiglio per verificare con il primo firmatario dell'ordine del giorno se c'è la possibilità di estenderlo con proposte che arrivano dai banchi dell'opposizione in modo da trovare una proposta condivisa. Sicuramente sì, e lei sa che io purtroppo devo chiederglielo di farlo ufficialmente perché viene tutto registrato e deve essere. Bene, allora sospendo per 5 minuti il consiglio comunale. Grazie.